Buonasera a tutti, ancora podismo e atletica leggera, ma soprattutto podismo in queste due, diciamo, manifestazioni che sono disputate insieme a Moreno Sinatti. Commenteremo la camminata della Val di Chiana e il Vivi Città, due eventi direi entrambi riuscitissimi. Sì, riuscitissimi anche perché il tempo ci ha aiutato tantissimo, proprio due giornate favolose, specialmente questa qui della corsa di San Zeno, era estate quasi, quindi il percorso era anche in campagna, quindi era bellissimo correre in campagna quando le giornate sono così. Ecco, direi un percorso però particolarmente impegnativo, a detta anche di molti atleti, che effettivamente tosto nella seconda parte del tracciato mettono ad una prova un po' le potenzialità di ogni atleta. Sì, sicuramente è abbastanza impegnativo. Alcuni atleti che non lo conoscevano sono rimasti un pochino interdetti dalla durezza del percorso. Ora vediamo l'anno prossimo. Se ci impegniamo proviamo anche a cambiarlo, facendolo un pochino più lungo, però ecco. Però quella parte lì rimane sempre, semmai facendo due arrivi, ecco, in sostanza. Comunque questa è una cosa da verificare ancora, c'è quasi un anno, quindi possiamo migliorarla. Comunque sicuramente è una gara che è sempre molto piaciuta, anche a detta di quelli che poi sono giunti al traguardo, nonostante, come si diceva prima, l'impegno, la fatica di poter assolvere questa cosa. E qui andavamo, diciamo, da una parte pianeggiante della Val di Chiana, in una parte collinare, invece che effettivamente metteva un po' in... Sì, c'è da dire anche la prima parte, che era tracciato di circa 5,5 km, c'era qualche asperità lì nella zona di San Zeno, che effettivamente c'erano degli strappetti che sono impegnativi. Poi dopo, quando arrivai a trovare quell'altro, non trovi gli strappetti, trovi uno strappo molto lungo, quindi... Però ecco, sicuramente se uno lo conosce lo prende con calma il percorso e arriva in fondo avendo dosato le forze, insomma. Ecco. Ecco, qui vediamo che proprio gli atleti, ovviamente sapendo anche di come è la seconda parte del tracciato, alcuni lo prendono con una certa cautela, quindi in maniera, diciamo, un pochino più adagio, mentre adesso proprio andiamo verso la testa della corsa, ovviamente non hanno queste difficoltà, quindi il ritmo già impresso lì dalle prime battute è abbastanza consistente e per questo poi comincia a fare selezione. No, sicuramente c'è stata battaglia fino dal primo metro e io l'ho visto, sono partito lì al passaggio, c'erano già dei grossi distacchi. La parte della Leone l'hanno fatto gli atleti della Polisportiva di Policiano mi sembra sono arrivati tutti nelle prime posizioni, sono loro. È stata fatta proprio un sestetto di protagonisti, sì, a prescindere da questo, cioè, gara. Però effettivamente sono tutta gente forte. Tartaglini, insomma, che ha vinto, era uno che queste gare qui gli piacciono, anche dove andare a fare la Stramilano, invece ha deciso di rimanere in zona. E ora, fra le altre cose, so che dovrà affrontare un'altra mezza maratona il 14, andrà a Verbania, quindi un'altra mezza che dopo quella di Parigi vuole vedere se riesce a scendere sotto l'ora e 10. E intanto queste qui comunque sono gare allenanti, perché ovviamente al di là, diciamo, del ritmo, però è venuta fuori quasi 15 km qualcosa, però ecco, non è una mezza maratona, è una gara, è differente, non è corsa sul ritmo, è corsa... Ecco, la prima parte, ecco, questo momento qui corrono sul ritmo perché è tutto pianeggiante, poi dopo il ritmo non si fa più. Esatto, questi qui dovevano poi raggiungere la zona di San Zeno, la parte, diciamo, del paese di San Zeno. Sì, che anche è una bella zona, c'è, cioè, un bel percorso lì, bello anche lì, panoramico, è duro, però quando arrivi su vedi tutto panorama, insomma. Ecco, dicevamo che poi questa manifestazione fatta proprio nel termovalorizzatore, diciamo, sembra quasi una contraddizione, però proprio in occasione di un meeting, diciamo, di un incontro con esperti, fu fatta anche una domanda specifica, dice, ma correre proprio vicino anche al termovalorizzatore crea problemi da un punto di vista cardiaco, da un punto di vista respiratorio, eccetera. E questi mi fu risposto proprio da un specialista, un medico, che ovviamente è più dannoso correre nel centro della città che non correre in questa zona qui. Quindi, insomma, tutto sommato si può anche correre, benché, anche perché, diciamo, questo termovalorizzatore è abbastanza controllato, almeno sembra dagli ultimi statistiche, eccetera. Fino dalla nascita sembra che siano sotto controllo, insomma, ecco, rispetto a tante altre anche realtà.
questo inceneritore ha avuto delle vicissitudini prima di entrare in funzione, c'è stato esatto, proprio... quindi diciamo è sempre sotto l'occhio del ciclone, sotto questo aspetto, quindi una cosa, un aspetto positivo, anche perché altrimenti anche tutti questi rifiuti non possiamo cosa. Ecco, come avete visto, poi la partenza è venuta proprio dal centro compostaggio, il nuovo centro compostaggio che viene fatto di sostanze organiche, che viene fatto proprio lì accanto all'inceneritore, insomma, ecco. Allora si accumulano tutto, tutta roba da separare, quindi è effettivamente è un bel impianto, se durasse, perché cioè, noi siamo molto per riciclare, qui cercano di riciclare, speriamo che il più possibile, perché, esatto, perché effettivamente dei rifiuti ce ne sono tantissimi adesso, quindi è difficile anche smaltirli. Ecco, qui intanto vediamo, stiamo facendo un pochino a ritroso anche nella parte, diciamo, più dietro, diciamo, dei concorrenti, dove alcuni di questi hanno fatto la passeggiata, altri hanno fatto la corsa un pochino più tranquilla, però ecco, l'importante era che ognuno di loro facesse una sua, diciamo, una sua prestazione. Quindi intanto vediamo proprio al primo passaggio in cui Alessandro Tartaglini è partito proprio forte, è partito senza sì, diciamo, ha fatto il vuoto fronzoli, e insieme poi sono partite anche la categoria oro, quelli giovani, quelli ultra 70 anni. Quindi intanto vediamo invece dietro Alessandro Annetti, poi Graziani, Cardelli, che transitano anche loro al primo passaggio, ma già ulteriormente, diciamo, staccati dal battistrada, cioè veramente Tartaglini in questo caso qui è andato forte. È un percorso che gli si addice, perché lui in salita un anno ha vinto anche il trail di Lignano, quindi è predisposto per questi percorsi. E poi abbiamo visto Vannuccini, Celli, ecco l'atleta che sempre più frequente viene nelle nostre zone dell'atletica futura, e poi Bettarelli e Mori. Ricordiamo che Bettarelli proprio domenica scorsa ha fatto il suo primato nella maratona 2:44 a Rimini, quindi grande risultato anche per questo atleta che non demorde mai, anche lui predilige, diciamo, le distanze un pochino più lunghe, però sempre, sempre molto forte. Quindi intanto vediamo gli inseguitori con Basile, poi abbiamo visto Lazzarini, in precedenza Donnini, ancora qui anche Tognalini che predilige un po' questi percorsi particolari. Sono i suoi percorsi, sì, sono percorsi che va ricerca, preferisce fare queste gare così. E qui ecco Ciambriello, che fra l'altro è l'atleta che attualmente, e Mazzarelli, che attualmente in testa al Grand Prix, addirittura c'ha una decina di punti di vantaggio su Annetti, quindi vedremo quello che succederà proprio nella prossima gara, che è la decima prova, quella di Gragnano, l'eco corsa del lago di Montedoglio, quindi vedremo un pochino quello che succederà in quella occasione, perché lì si vedrà. Sì, da lì in poi indosseranno la maglia di leader del Grand Prix. Sì, è una gara categoria A, quindi in base all'arrivo. Sarà determinante, sì. Anche quella è abbastanza impegnativa, quindi come gara è dura, è tosta anche quella. Quindi vedremo quello che succederà, quello il giorno 14 di aprile. Mentre invece ricordiamo che la corsa di Thomas è prevista per il 7 di aprile, ahimè quest'anno non verrà disputata, proprio perché Thomas purtroppo è deceduto, quindi è mancato. Abbiamo sentito un po' i genitori, i familiari, diciamo i volontari che avevano organizzato la corsa lo scorso anno, se la volevano ripetere non si sono fatti sentire, quindi non ci siamo sentiti di poter insistere perché facessero questa gara, quindi vedremo un po' se poi in un secondo momento avverrà. Ma intanto, Moreno, abbiamo visto transitare anche le prime donne, e abbiamo visto la Barneschi, poi la Tomasun, poi abbiamo visto la Lachi, Roberta, insomma tutta una serie anche di... poi la Volpi. Francesca, sì. Ecco, qui intanto vediamo proprio al passaggio, perché poi dovevano fare un giro intorno alla struttura, quindi un giro di 700-800 metri. Sì, perché noi l'avevamo dato per 14 km, però ecco, c'è stata l'aggiunta, dato che c'è stata l'inaugurazione di questa cosa, quindi abbiamo fatto la partenza e poi dopo un giro completo, quindi è venuto fuori 1,5 km circa. E quindi ecco, è diventata 15 km e passa. Abbondante, sì. Qui intanto vediamo, ecco, ancora nel tracciato, in questo caso qui si comincia... Si avventura nel tracciato dove inizia la salita verso le colline dei ragazzi. Qui. E qui vediamo proprio cominciano a frazionarsi i vari atleti. Qui abbiamo visto Graziani, poi Annetti, poi Cardelli, è tutto proprio
un frazionamento proprio dovuto alle caratteristiche del qui percorso. Eravamo intorno al settimo chilometro, settimo, ottavo chilometro, quindi già si cominciava, ma poi bisognava un pochino, ecco, dosare bene le forze, perché il brutto veniva adesso, il bello veniva adesso. E qui intanto vediamo anche Bettarelli insieme a Vannuccini e Celli, questi tre atleti che, ecco, qui insieme in questa maniera già, per esempio, si corre un pochino più facilmente, insomma, ecco, ci si controlla un pochino più a vicenda. Poi vediamo il giovane anche Lorenzo Mori, che sta crescendo tantissimo, quindi sta diventando veramente un grande atleta da tenere conto. Qui poi vediamo la categoria oro, con Lombardi, Pucci e te. Poi abbiamo visto Donnini, abbiamo visto Basile. Poi ecco qui vediamo anche Massimiliano Lazzarini dell'Atletica Terranovese, insomma, ecco, quindi, e poi Ciambriello che ancora, come dicevamo, detiene un po' il leader del Grand Prix, poi Tognalini e così via. Ecco, intanto dicevamo questa giornata che ovviamente ha richiesto anche acqua, ha richiesto rifornimenti, insomma, ecco, quindi fornitissima anche sotto questo aspetto qui la competizione, insomma, ecco, quindi il ristoro all'ultimo è avanzato la roba, quindi vuol dire che c'era, era fornitissimo, era. Poi abbiamo visto qui Lisi, poi ecco vediamo anche Merli che è andato Lelli, molto bene, Lelli, poi Mattoni. E poi Serluca, ecco l'atleta della Rapolano, poi vediamo Pellegrinelli insieme ad Allori. E qui il gruppo con la prima donna, Barneschi Francesca, che addirittura qui era saldamente solitaria al comando, quindi sembrava che tutto fosse tranquillo, ma alle sue spalle vediamo che invece che Caglini insieme anche a Volpi e poi addirittura, ecco qui vediamo, e la Tomasun in precedenza, insomma, a seguire questa gara. Ma la Tomasun, intervistandola minuti prima della partenza, aveva sostenuto che non era nelle condizioni ideali di poter vincere come aveva fatto lo scorso anno. Qui intanto vediamo proprio un tratto del percorso, quindi della parte alta del percorso, e qui vediamo che Tartaglini deve affrontare questa specie di tratto di trail, questo che, ecco, quindi non è un diciamo una parte. No, quest'anno siamo stati fortunati perché gli anni passati era c'era l'acqua, era un torrente, no, ma insomma era abbastanza bagnato. Quindi quest'anno proprio si correva benissimo, a prescindere dopo dai sassi e dalla salita, però era asciutto. No, sotto questo aspetto, quindi ecco. E qui vediamo Graziani che fra l'altro è sempre impegnato nell'ambiente, proprio nel lavoro anche nell'ambiente naturale, ma e quindi ha trovato delle difficoltà. Poi Giuseppe Cardelli, che direi sta facendo in maniera eccezionale un'annata una dietro quell'altra, sempre in grande spolvero, insomma, ecco. Poi Bettarelli che ha smesso un pochino di muovere la testa, è un pochino più compattato, quando comincia a fare i risultati ancora meglio. Poi Francesco Vannuccini, poi ecco, ricordiamo che questi atleti Vannuccini, poi Cardelli insieme a Fatichenti e insieme anche a Niola verranno premiati, poi con l'altra squadra, te insieme a Lombardi, poi a Scaglia e Lancellotti verranno premiati proprio venerdì, quindi venerdi 5 di aprile a Firenze in Palazzo Vecchio, per quanto concerne per i risultati ottenuti nel 2018, quindi campionati italiani di atletica leggera, di staffette che sono stati vinti, e di cross che sono stati vinti lo scorso anno. E poi viene premiata anche la Polisportiva di Policiano come campionessa toscana di corsa su strada master. Intanto qui abbiamo visto ancora gli altri atleti che stanno seguendo questo tratto del percorso che qui diventa impegnativo. Questo però al tempo però, stesso sì, è bello, ecco, qui c'è la discesa, c'era il cameraman Fabianelli, ecco, qui abbiamo visto anche Nespoli che sta scendendo giù, poi Mattoni in questo frangente. No, questa è una discesa impegnativa dal punto, ecco, di vista di essere concentrati, vediamo. E qui veramente, ecco, era Sisi. Poi stanno, ecco, questo tratto qui vediamo a Callori in discesa, cioè questa è la prima parte della discesa, quella che è quella più difficile da correre. Dopo
piano piano dopo laggiù si allarga il sentiero, si allarga e diventa una strada, e dopo è tutta una volata arrivare fino all'arrivo. E qui bisogna essere anche abbastanza freschi. Sì, e non avere paura. Lombardi che va giù abbastanza tranquillo, abituato. Cioè lui è abituato. Uno che riesce ad andare in discesa, riesce ad andare forte. Una volta riuscivo anch'io, adesso non ce la faccio più, ho paura. Bisogna stare attenti, perché effettivamente anche a cascare non ci vuole tanto, non ci vuole, se non avete, se non c'è il controllo. Che differenza, questo ero io. Si vede, sì. No, ho paura adesso, una paura della discesa non mi fa paura. Queste discese così. Invece Fontana andava giù bene. E qui vediamo, ecco, anche che la Tommasun che aveva superato proprio in questo frangente. Era in testa, guarda. Quindi pensate un po', e la Barneschi dietro qualche metro. E quindi la lotta è venuta proprio negli ultimi. Che questi metri saranno molti di più alla fine della discesa, perché a me mi raggiungono tutte e due. La Tommasun mi passa e la Francesca aveva qualche cento metri a un chilometro dall'arrivo. Abbiamo visto la Volpi Francesca insieme a Nespoli, poi vediamo Sara e Nicoletta ancora tranquilla in questa fase del percorso. Qui già stiamo scendendo un pochino più tranquilla la zona. Qui rispiana un pochino. Vediamo anche la Tiberi. E che Gennai, poi ecco, no, secondo me Franceschelli, ecco, qui vediamo che stanno scendendo un pochino tutti questi concorrenti, ma direi comunque sia, come dicevo prima, al traguardo tutti soddisfatti della prestazione. Qui vediamo Cicerone anche, che deve andare un pochino più cauto, sì. Si vede che ha un pochino più di difficoltà nella discesa rispetto a, ecco, qui vediamo la Rossi Valentina, anche lei con ultimamente sempre presente, anche l'anno scorso, anche se non faceva parte del Grand Prix, era sempre presente. Quest'anno fa parte del Grand Prix. Qui poi vediamo anche un altro tratto del percorso, quindi ecco questa discesa che è molto bella, direi. Al tempo stesso, al di là, diciamo che sia un po' pendente, però quest'ombra faceva anche comodo, faceva, ecco. No, come ho detto, quest'anno non c'era l'acqua, quindi anche l'appoggi. Vediamo, cioè, anche Roghi, vediamo che anche lei un pochino più contenuta. Sì, non è abituata, lei è abituata, è da poco che corre e fa solo l'asfalto a corso, quindi. La Checcaglini lo stesso, Giada, sì. Poi vediamo qui Salvatori che anche lui deve stare molto attento a questa discesa, quindi qui ci si deve distrarre il meno possibile, insomma, ecco, in questo frangente, mentre vediamo Matini proprio... Sì. Abituata alla montagna, e qui alla discesa di San Zeno, sì. Qui ecco sono chiaramente gli atleti che sono frazionati, quindi abbiamo visto che Alessandro Nitti ha superato Graziani, quindi si è portato al secondo posto, staccato da Tartaglini, poi Graziani che anche lui controlla, l'altro compagno di squadra Cardelli. Qui siamo proprio alla chiesa, quindi all'imboccatura sulla strada. Ah, qui c'è un chilometro e mezzo all'arrivo. E ancora Giuseppe Cardelli tranquillamente, anche lui imperterrito, con ritmo sempre costante. Poi Vannuccini, veramente, diciamo, una gara fatta dagli atleti della Polisportiva Policiano. Anche Vannuccini è a corte di preparazione, insomma, iniziato. E qui vediamo, ecco, Celli insieme a Bettarelli, poi nel finale Bettarelli cercherà di superare. Poi vediamo Ragazzini, anche lui un altro di quelli che predilige questi tracciati. E qui vediamo l'arrivo e poi sentiamo subito l'intervista. Che va a chiudere questa camminata della Val di Chiana protagonista. E lo sentiamo subito al volo. Allora, Alessandro, una gara dura, ma sapevi già in partenza che a te le gare dure piacciono. Sei partito subito, come impostare la gara? Sì, è una gara veramente dura, anche lunga. La seconda salita non ti fa mai respirare, veramente tosta, però è un bel percorso. L'avevo fatto un paio d'anni fa, quindi la conoscevo. Ecco, i tuoi compagni di avventura l'hai staccati all'inizio della gara, poi dopo hai continuato imperterrito su questa linea. Che cosa ti ha dato la forza di poter andare avanti così? No, sono partito abbastanza forte, ho visto che si sono staccati quasi subito e allora ho continuato nel mio passo e poi ho visto che dietro non c'erano più, ho corso da solo. E vediamo l'arrivo di Alessandro Annetti, grande Alessandro, sempre molto tenace, grintoso, quindi due Alessandri, primo e secondo posto, complimenti. Sentiamo un po' l'intervista anche da Alessandro al volo, non lo facciamo recuperare perché oramai che ti hanno tirato da perdere. Allora Alessandro, gara dura come al solito,
È durissima, poi il primo caldo si fa sentire. E poi diciamo che Tartaglini è un'altra categoria. Grande prova per Emanuele Graziani. Vediamo qui, vediamo anche arrivare quindi Graziani al terzo posto, poi Cardelli, e a seguire Vannuccini e Bettarelli, che ha fatto proprio nel finale, ha fatto un bel allungo, insomma, ecco, quindi come preparazione poi per, per la maratona, insomma. Il fondo ce l'ha lui, quindi. Poi vediamo Celli, poi arriva anche Gibina Milcare, che ha fatto un tracciato un pochino più breve, ma alla fine l'ha fatto lungo anche lui, categoria diamante, poi arriva anche Giacomo Ragazzini e poi Donnini Di Maro, che anche lui ha apprezzato tantissimo anche la competizione, proprio dice bellissimo percorso. Basile Salvatore, che va a vincere la sua categoria. Ecco ancora Mori Lorenzo, che nel finale ha perso un pochino, ma probabilmente non è il percorso adatto alle sue caratteristiche. Poi vediamo Fontani, Francesca Barneschi, eccola qui, della Podistica il Campino, che va a completare la sua prova. Complimenti, grande gara, sentiamo un po' l'impresenta subito al volo Francesca. Gara impegnativa, ma già subito sei partita, dopo i primi 4-5 km sei partita all'attacco. Sì, io ho cercato di fare semplicemente la mia gara, ho gestito le mie forze perché sapevo che potevo andare meglio e ho risparmiato in salita e in discesa quella brutta. All'ultimo ci ho provato, è andata bene, la Monica complimenti perché sono arrivata impiccata. Tommasone, che quest'anno è arrivata seconda, ha fatto un recupero in una seconda parte veramente provvidenziale, prodigioso, grande prova, grande. Piccadini Lucia, che sta completando il terzo posto, per un certo momento seconda. Rodolfo, vieni qua subito a ridosso, vieni qua che la sentiamo. Intanto anche la Monica Tommasone, che l'anno scorso inizia questa gara, quest'anno dice no, arriverò molto dietro, arriverò, e l'abbiamo visto al primo passaggio molto tranquilla. Effettivamente sembrava che non interessasse la vittoria. Poi? Non mi aspettavo proprio arrivare sul podio con un grande atleta, sono felice davvero. Benissimo, complimenti. Invece la Lucia, che era partita forte insieme a Francesca, che è successo poi nel proseguo della gara? Sono andata. Come percorso? Molto. Ma vediamo giungere al traguardo, intanto è arrivato anche Fabio Redondi, poi Lucky. E poi vediamo, ecco, Lucky Roberta, abbiamo visto anche Nespoli e poi Andreini, stanno completando quindi gli arrivi delle varie categorie. E insomma, è stata comunque una bella gara da un punto di vista anche tecnico, ma direi anche spettacolare. Ovviamente forse il tipo di competizione doveva richiedere forse più partecipazione, però a volte anche le concomitanze diventano sempre abbastanza consistenti, insomma. E qui abbiamo fatto anche una gara del settore giovanile, direi entusiasmante, ecco, atleti che sono venuti da Fucecchio, quindi un bel gruppo di una decina di concorrenti sono venuti, sono quasi tutti della stesso cognome. Eccoli qua, vediamo proprio lotte serratissime fra questi partecipanti che hanno dato vita, insomma, quindi quasi una cinquantina di bambini, che insomma solitamente non è che se ne vedono tanti. Ultimamente sempre, prima ce n'erano tantissimo, adesso sempre di meno. E qui vediamo intanto Milani Manuel, anche lui ha dovuto fare una gara un pochino più accorta, più tranquilla, perché lui ne ha fatte tante. Poi è stato infortunato, era cascato in occasione di una mezza maratona, allora deve riprendere in maniera graduale. Ecco, intanto vediamo proprio ancora tra altri arrivi per quanto riguarda queste competizioni del settore giovanile, che sicuramente però danno sempre vivacità e vitalità ad ogni gara, insomma, ecco, quindi fra l'altro poi tutti sono stati premiati in maniera adeguata, quindi veramente una gara molto premiata. Sì, era quindi molto premiata, ecco, per i premi che c'erano sicuramente è mancato qualche persona. Ecco, qui intanto vediamo ancora altri concorrenti che vanno a completare la loro gara, e qui chiaramente man mano che andiamo su quelli più piccoli le distanze si riducono,
però vedete con quale grinta ognuno di questi qui vanno a completare la propria fatica. Insomma, facciamo il percorso dell'ultima parte. È uno spettacolo. Ecco, sì. Qui vediamo proprio il tratto finale anche di queste bambine. Qui vediamo Severi, Clara. Che c'era un bel vantaggio, l'ho visto adesso. Quindi veramente grande spettacolo anche per quanto riguarda questi bambini, che poi alla fine veramente, ecco, intanto sono premiati anche dal consigliere dell'amministrazione di Asia Impianti, e poi a tutti loro ovviamente grandi premi in una struttura direi funzionale, perché anche da un punto di vista anche della struttura dove erano accolti era veramente bella. È posto, guarda, cioè, e qui vediamo proprio il podio maschile e femminile, poi le varie categorie in cui sono stati premiati un po' tutti, diciamo così, e poi da Radio Fly è stata offerta anche ai primi anche una maglietta di Radio Fly. E adesso siamo passati invece alla domenica successiva con il Vivi Città, nella solita consueta, diciamo, location di Piazza Saione, e direi è stato anche questa sì. Un grande successo, anzi al di là, diciamo, delle più rosee aspettative, no, molti, alcuni non sapevano neanche a volte che c'era la gara, e poi negli ultimi giorni, insomma, si è diffusa un pochino la notizia e tanti partecipanti, insomma, quindi direi veramente un grande spettacolo. Sì, Arezzo ha corso a completo quasi, insomma, quasi tutti. Sì, erano presenti un po' in Valdarno, società, Valdarno anche parecchio, sì. E poi il percorso molto bello, direi anche un percorso spettacolare, una giornata stupenda, sì. Cambio dell'ora, però qualcuno è arrivato presto, qualcun altro può evitare, però tutto sommato non male, e diciamo quasi 300 concorrenti hanno preso il via da questa zona qui di Saione, da via Vittorio Veneto, direi molto spettacolare, dove effettivamente c'è anche la prospettiva di poter realizzare anche qualche gara anche in notturna nel periodo primavera-estate, insomma, ecco, quindi, o autunnale. Quindi c'è veramente la possibilità, la volontà di poter diciamo far vivere ancora di più questo ambiente che sembra per certi versi, almeno a detta di qualcuno, un po' lasciato fuori, invece non è assolutamente. Quindi intanto vediamo proprio nella scena del Parco del Pionta, dove fra 15 giorni ci sarà la Parco Corsa, e quindi vedete già, ecco, la scena, la bellezza di questo parco che noi ci facciamo proprio risucchiare dai vari concorrenti che in questa salitella ovviamente già diventa questa sarà la salita finale, questa della Parco Corsa, e qui invece la parte iniziale del Vivi Città, che doveva essere ripetuto due volte. Però ecco, direi veramente grande, qui ci si può sbizzarrire, no, su questo fa percorso. Piacere correre quando le condizioni atmosferiche sono queste, perché se piove anche lì non è... certo, si spera di poter avere una giornata sì. Almeno diciamo non piovosa, ecco, tutto lì. Però sicuramente il Parco del Pionta è qualcosa, no, ecco, di piacevole. C'è da dire adesso su questa curva che vedremo fra poco, lo so, qui non bisognerebbe tagliare, perché sicuramente sì. Per la Parco Corsa ci metteremo un nastro, perché no, è brutto. Sì, corre... sì, abbiamo visto, sì, qualcuno, ma no. C'è stato qualcuno. Insomma, no, ma tu, dopo tutti ci vanno, capito? Dopo ci vanno tutti. Qualcuno, sì, sì. Cioè. È brutto. Abbiamo rivisto Iovine Edoardo rientrare alle gare dopo qualche tempo, insomma, assente, ecco, però... L'importante è ripresentarsi, che vediamo proprio i vari concorrenti che stanno transitando in questi vialetti costeggiati da queste piante, veramente una varietà di colori, di soggetti che hanno dato vitalità a questo Vivi Città, che poi fra l'altro anche il percorso molto bello. Ecco, il percorso è bello, escludo un pezzettino là dietro dove quello sterrato che non mi è piaciuto tanto, però dopo l'altra parte è tutto bello, perché è tutto nel verde, anche esterno, diciamo, dalla traffico, città, quasi traffico, sì. Non c'è, cioè, dovrebbe essere Vivi Città, dovrebbe essere fatto in città, e qui abbiamo rivisto Iannitello che ha voluto riprovare nonostante, diciamo, anche lui l'assenza dalle corse, non competitivo. Sì, purtroppo voleva fare la gara competitiva ma non aveva le caratteristiche. Qui intanto anche un altro non competitivo, Cappietti Ennio, quindi vecchia guardia, insomma, ecco, atletica. Anche lui non ha certificato di idoneità, quindi dice faccia non competitiva. E qui intanto, ecco, vediamo proprio nella pista ciclabile che costeggia il parco,
Qui vediamo Tiezzi che Massimo, che mi sembra sia migliorato negli ultimi tempi. Anche, ha perso anche, è andato in pensione, ha perso anche si qualche, è messo sotto. Sì, ha perso un po' di massa grassa. Poi cerca di camuffarsi con gli occhiali, capitano, sì. Ma noi l'abbiamo riconosciuto lo stesso. Poi Vagnuzzi, ecco qui, vediamo, stiamo risalendo gradatamente su questo viale dei cipressi, che direi un altro, un'altra chicca, sì, diciamo, del Parco del Pionta. Questo è veramente uno spettacolo, questo è bellissimo anche di notte, sarebbe bellissimo, quindi bisognerebbe trovare, perché fra l'altro anche questa è tutta illuminata, quindi una zona da vedere. Abbiamo rivisto anche Serboli insieme a Marchetti, Serboli che anche lui era mezzo infortunato, sta ripartendo, quindi insomma, quindi tanti concorrenti che hanno voluto essere presenti. Lascia da dire che le gare in città, specialmente le gare tipo questa dove vai un pochino nei parchi, la gente partecipa molto più volentieri rispetto a una gara come che fai a San Zeno, che fai a Policiano, quello, che fai in un altro paese. Cioè, nella città attrae anche quello che poi è città, ma non è proprio città, capito? Sì. Quindi la gente corre facilmente, corre più volentieri. E qui la zona di Pescaiola, che ovviamente viene sempre utilizzata pochissimo per le competizioni, in questo caso. Pensare qui non c'è neanche traffico, cioè c'è anche poco traffico. Sarebbe un'altra zona da poter sfruttare adeguatamente. E qui vediamo proprio che il gruppo si sta allungando dietro la spinta, anche in questo caso qui, di Cristian Taras, che era partito subito forte. Ora mano a mano stiamo risalendo verso la testa della corsa. Intanto vediamo Lisi, qui siamo verso la zona del campo di Pescaiola. E qui vediamo, ecco, anche Merli, poi Tognalini, abbiamo visto anche l'altro atleta della rinascita dell'Atletica San Giovannese, c'era Bruno Paolo, che anche l'anno scorso anno andò molto forte. Qui intanto, ecco, stiamo Pastorini che sta crescendo tantissimo, poi Shelly, come dicevamo l'altra volta, nella corsa della Vaticana è andato bene. C'era anche Ghinassi, che Ghinassi, poi non è arrivato, intanto vediamo, ecco, con il 103 vediamo Bucca, che era partito forte anche lui, e poi qui vediamo Ghinassi, Niccolò, che probabilmente ha cercato di fare un mezzo allenamento, un test. Perché ne arriva, non l'ho visto, quindi dico come poi mai? Ecco, vediamo Mori, che era partito subito all'attacco, subito dietro a Cristian Taras, quindi veramente una gara ha partito forte Taras. Ma tutti e due, anche Lorenzo Mori era partito forte la partita, quindi insomma questa partenza così abbastanza consistente, percorso direi basato un po' sul ritmo, quindi Cristian lo vediamo determinato, perché qui aveva un certo vantaggio, ecco. C'è una deviazione in questo tratto che li porta verso la zona che costeggia l'aeroporto, sì. Quindi qui, però, ecco, fai ritmo qui, che cioè non è che no. Questa zona abbastanza buona. Vediamo Volpi Francesca, che in questo caso qui era col gruppetto, un bel gruppetto, e aveva un vantaggio abbastanza considerevole nei confronti delle più dirette avversarie, che in questo caso qui era Lucky Roberta, ecco qui la vediamo, che va sempre bene, è una veterana, però va forte. E poi c'è invece la Francesca Liberatori, che era un pochino più staccata, poi la Crimini, poi la Nicoletta Sanarelli, vediamo transitare, poi la Gatto anche, quindi un gruppetto che più o meno erano lì, ma almeno per quanto riguarda la quarta, quinta, sesta posizione. Poi ancora più dietro vediamo altri concorrenti che si susseguono, quindi farà a gruppetto. Ecco, in questo caso qui la selezione è un pochino minore, proprio perché uno si adegua, diciamo, al ritmo delle proprio del compagno. Proprio ancora circa al terzo chilometro saremo stati, quindi ancora sì, ancora qui c'è la gara, ce la fare tutta la gara, sì, ancora, insomma, ecco. Vediamo chi Calabro, anche poi Menchetti, abbiamo visto, poi Lombardi. Anche Lombardi comunque sta andando bene. Ecco, come dicevamo anche, e poi Roghi insieme a te, lì che sta correndo, più che altro controlla il tuo passo. Ma dopo al secondo giro si è fermato, e poi dopo riparti, perché dico piano piano è ripartito. Ecco, qui vediamo anche Mirri, seguito sempre da Francini. Anche Mirri si è ritirata dopo.
E qui vediamo il passaggio per Cristian Taras, che aveva un discreto vantaggio nei confronti della coppia Annetti-Cardelli, mentre aveva ceduto in questo caso qui Mori. E quindi ora vediamo un pochino, effettivamente erano anche qui abbastanza staccati. Vediamo Mori transitare insieme a Fatichenti, ecco un altro atleta che ha dimostrato, e poi Bucca ha ceduto in questa frangente, mentre si fa sotto anche Stocchi, che lascia un pochino la compagnia con Celli dietro. E qui vediamo la parte, diciamo, di Saione, zona via Vittorio Veneto e poi via Rismondo, dove dovevano poi girare i concorrenti. E vediamo anche Banelli rientrato dopo l'infortunio, anche lui è dovuto stare assente in un paio di gare. Poi Fontani, Marraghini, vediamo transitare in questa occasione. Via si susseguono poi vari concorrenti. Giusti. Ecco, poi Sebastiano Borgogni. E poi la prima donna, vediamo, ecco la Volpi Francesca che stava transitando al comando. Il suo vantaggio è abbastanza consistente. Vediamo Stefano Sinatti insieme a Scioli e a Schicchi, eccoli qua. Mentre qui si ricompatta un po' le due di inseguitori, ecco, vediamo la Lucky insieme alla Liberatori. Poi vediamo Lacrimini insieme a Gatto, e in precedenza era transitata anche la Nicoletta Sanarelli. Poi vediamo Pacini, via si susseguono poi Rossi insieme a Benedetti. E qui stiamo ritornando, ecco, nella zona che costeggia l'aeroporto, e questa è una zona abbastanza, diciamo, un po' sconnessa, ma comunque sia piacevole, ecco, perché poi erano fuori dal traffico, quindi insomma, tutto sommato era una cosettina positiva, insomma, ecco. E poi ecco anche qui stai proprio nella campagna completa. Vediamo Mazzarelli, Ser Luca, qui vediamo un bel gruppetto con dicevamo anche l'altro atleta, la Sonia Alessio, ecco qui. Poi vediamo anche Capacci Gianluca, che poi non sappiamo se è arrivata al traguardo Capacci, forse sì. Ecco, vediamo Bucca qui, che ovviamente hanno fatto il primo tratto abbastanza forte. Poi Fatichenti, Mori, vedete tutti insieme, Cardelli, Annetti, qui siamo al sottopasso del villaggio Dante. Sì, qui ecco, intanto vediamo sempre Cristian Taras che costeggiano a questo punto qui, devono andare nella parte opposta della città, quindi hanno attraversato via Vittorio Veneto, siamo dietro il villaggio Gattolino, sì, siamo al Vignone, siamo quindi dalla parte, diciamo, nord della città, chiamiamola, sì, dietro così. Il Gattolino, che siamo. E qui anche questo qui è un altro parco molto bello, ecco, perché poi molto, cioè ci sono belle piante, insomma, ecco. Sì, c'è anche una pista, cioè un tratto che si corre abbastanza bene, si corre. Vediamo Stocchi, poi Celli, abbiamo visto anche, ecco qui vediamo Bucca, anche questo, vedete proprio anche la scenografia che costeggia questo parco del Arno, Parco Arno, insomma, non male. Poi qui vediamo via Arno, che è sempre una zona molto luminosa, qui è aperta, ma c'è la strada larga, quindi... E dobbiamo ringraziare anche la Polizia Municipale, che effettivamente ha permesso di svolgere questa gara senza nessun problema. Qui intanto vediamo un altro primo piano per quanto riguarda Cristian Taras, che ha cercato fino alla fine di poter mantenere la testa della corsa, poi nella seconda parte forse non ci ha creduto più di tanto, insomma è stato un po' risucchiato dagli avversari, da Alessandro Annetti, che l'ha proprio recuperato nella parte conclusiva, andando poi a vincere questa gara. Che vediamo proprio l'arrivo di Alessandro Annetti, che
non ne sgarra mai una, anche lui è sempre abbastanza costante nelle sue performance. Cioè, rispetto alla quella di San Zeno, questa era più adatta a lui, perché lei ha la falcata molto lunga, quindi corre molto sul ritmo. Invece a San Zeno doveva essere. E anche qui erano 12 km 8, forse. No, 13 e 200. 13 e 2 con 46 minuti e 30 per il vincitore, 46 e 50 per il secondo. Tars terzo per Cardelli, quarto un recupero anche di Lorenzo Mori, quinto posto per Fatichenti Leonardo, sempre Polisportiva Policiano, sesto posto per Lorenzo Bucca del gruppo sportivo Il Fiorino, settimo posto per Paolo Stocchi Amatori Podistica Arezzo, ottavo Luca Celli Atletica Futura, nono posto per Michele Pastorini Polisportiva Policiano, decimo posto per Vanelli Luca della Podistica Il Campino. Intanto vediamo che l'arrivo anche di Stefano Sinatti, e poi dovrebbe essere anche l'arrivo delle prime donne. Ecco, intanto vediamo la volata di Orsini che va a precedere la vincitrice, la Volpi Francesca, che è leader nel Grand Prix femminile, quindi sta conducendo questa prova. Poi abbiamo visto Scioli, poi via via, ecco, dovrebbero arrivare anche la seconda e la terza del settore femminile. Vediamo la Liberatori che si è staccata nei confronti della Lucky Roberta, che sarà terza. E ovviamente, ecco, qui poi ci saranno le interviste per quanto riguarda il vincitore e la vincitrice di questa gara, poi la Nicoletta Sandrelli, e andiamo alle interviste. Sono contento, il percorso era impegnativo perché era molto nervoso, molte curve, però era anche particolarmente pianeggiante, quindi dava modo anche a riuscire a fare anche una buona velocità e tenere un buon ritmo. Impegnativo è il primo pezzettino, il primo strappettino, poi comunque sempre col fiato corto perché c'è da tirare, tutta piana, quindi viene da allungare il passo. Ecco, intanto vediamo le premiazioni per quanto riguarda il podio maschile con Alessandra Annetti, Cristian Taras e Giuseppe Cardelli, e poi le tre donne, Liberatori, Volpi, Liberatori e Lucky. Ricordiamo, il prossimo appuntamento del Grand Prix sarà il 14 all'Eco Cross di Gragnano. Corsa di Gragnano di Montedoglio, e poi il 22 invece sarà la Parco Corsa ad Arezzo. Quindi a Gragnano c'è anche il pranzo, se uno vuole rimanere al pranzo si deve prenotare, costa 13 euro. Bene, con questo arrivederci alla prossima puntata fra 15 giorni.